Buongiorno amici del canale, buongiorno, bentornati. E oggi siamo a Rocca Antica, sto a Rocca Antica e voglio fare il percorso fino all'eremo di San Leonardo, la grotta di San Michele, e arriveremo fino alle Pozze del Diavolo. Sarà un giro di circa, credo intorno ai 14-15 km più o meno. Partiamo da sto bello borgo di Rocca Antica. Da qui, da sta strada del campanile, si prende via del campanile e si va su e poi si imbocca il sentiero a destra. L'eremo di San Leonardo, vedremo che ho sentito che è veramente bello, incastonato nella roccia, quindi dai, andiamo a vedere di che si tratta. Le Pozze del Diavolo, dove ho già fatto un bel video, insomma, l'altro anno, che trovate sempre qui sul mio canale. E vabbè, ci stanno tante cose belle da vedere. Andremo a vedere la grotta di San Michele, insomma, dai, vediamo un po' di cosette. State con me. A dopo. Caduti la seconda guerra mondiale, si imbocca subito questa via. Ecco, questo è il parcheggio, abbiamo visto, c'è subito l'indicazione. Oggi un po' offuscato, quindi non andremo sotto a queste belle valli qui, ci metteremo in mezzo a questi boschi, queste colline, in mezzo a quelle nuvole. Percorso andata e ritorno, e percorso andata e ritorno sullo stesso sentiero, quindi ripasseremo di qua dopo. Questa salita, dove ci sarà a circa 100 metri un sentierino che scende sulla destra, prendiamo quello. Prima lì giù, appena passato, non l'ho fatto vedere, ma appena lì giù 20-30 metri dietro c'era un altro sentierino che scendeva, si può prendere pure quello, tanto poi si ricongiungono. Comunque io sto andando sopra uno dei due. Ecco il sentierino, no, se scende qui a destra il palo è col segno CAI e un po' disastrato, e qui andiamo giù. Ecco il sentiero San Leonardo, ci inoltriamo qui e vediamo dove ci porta, che c'è di bello da vedere e tutto il resto. La giornata è fredda, però c'è il sole, non è tutto sereno, ma c'è il sole e il vento è veramente poco poco, quindi alla fine si sta pure bene. Dove non c'è, all'inizio c'era più vento, si sentiva un po' freddo, adesso qui è più calmo, si sta benissimo. Il sentierino è stretto, ma si cammina bene. Diciamo che una volta lasciata la strada asfaltata, si entra subito nel bosco. Qui lo potete vedere, abbastanza chiuso, e bello, già suggestivo, subito subito.
è un giorno lavorativo, e oggi è venerdì 17 febbraio 2023 e immagino che oggi non incontrerò nessuno qua durante tutti i 15 km, perché comunque il giorno mezza alla settimana difficilmente devo incontrare qualcuno, quindi sarà proprio una solitaria in solitaria. A destra costeggiamo costantemente, almeno per l'inizio, sto pendio bello ripido e sempre costante. Qui arriviamo a un evidente guado secco, vedete? Qui dovrebbe scorrere l'acqua. Qui formava una piccola cascatella. Allora proseguiamo il sentiero qui. Vedete qui? San Leonardo. Proseguiamo dritti. Qui a questo bivio manteniamo la sinistra, andiamo in salita. Qui c'è un pozzo di produzione calce, dicono. C'è il cartello scritto qui. E qui si sale. Qui questa salita c'era una parallela più bassa che poi si ricongiunge. Io ho fatto quella sopra. Mi sono tenuto a sinistra. Possono vedere, ci sono queste grandi piante di ginepro. Vedete? Anche qua si intravede un altro guado lì asciutto, che qua fa, quando c'è l'acqua, guardate che belle cascatelle che fa qui, tutto questo percorso che arriva giù, questo sarebbe da seguirlo quando c'è l'acqua, ma non so il periodo sinceramente. Ecco, qui arriva da qui sopra, scende, fa sto salto, poi fa quell'altro più alto, e insomma deve essere... Quando c'è un bel po' d'acqua, una bella portata, qui deve essere uno spettacolo anche qui. Noi proseguiamo però. Il sentiero sale, tutto così come lo vedete, sempre in salita, però ben distribuita. Arriviamo a questo bivio che dice chiaramente eremo di San Leonardo, in salita a sinistra. E qui c'è il mulino medievale Revotano. E andiamo a vedere prima il mulino e poi andiamo all'eremo, quindi scendo a destra. Fuori dalla traccia che sto seguendo, che la traccia mi riportava direttamente sull'eremo di San Leonardo, ma voglio andare a vedere questo mulino medievale del Revotano, come c'è scritto lì, e dicono che non è niente di che, però insomma una cosa interessante. Vediamo, una piccola capatina appena un accenno, vediamo di che si tratta e poi torno su all'era. Tiro, scende tutto quanto, tutto in discesa, perdiamo un po' di dislivello positivo che abbiamo fatto, che poi dovremmo recuperare comunque per andare su all'eremo di San Leonardo. Quindi chi non vuole vedere il mulino può andare direttamente a quel bivio che abbiamo appena passato, direttamente per l'eremo di San Leonardo, evitando se si fa sta strada sotto. In realtà sono sceso dentro a sta gola, qui sotto c'è un vallone e poi c'è la montagna davanti, non si vede, ma tutto sto bosco ben fitto, però il sentiero è praticabile abbastanza bene, anche se un po' roccioso, il sentiero insomma è libero. Il greto in secca di un torrente, vedete? Tutto completamente asciutto.
Guardate un po'. Andiamo oltre. Sto costeggiando sto torrente in secca qui sotto, che me lo tengo sulla destra. E praticamente questo sentiero è una parallela a quella sopra, che sta un pochino più sopra, eh? Abbiamo perso un bel po' di slivello, non so quanto, che Valleremo San Leonardo, ma adesso più avanti si dovrebbe comunque riallacciare, si risale e si va fino all'Eremo San Leonardo dopo il mulino, quindi vediamo, così dice la mappa. Siamo quasi arrivati, il mulino sta lì e GPS ci avvisa che siamo arrivati sul punto. Di qua poi prendiamo per San Leonardo e di qua si ritorna a Rocca Antica, dove siamo venuti. Adesso andiamo a vedere, vedete come ha segnalato bene San Leonardo. Dopo prendiamo questo, adesso scendiamo qui a destra e andiamo a vedere sto mulino. Questo ricordo è un mulino medievale. Vediamo di che si tratta. Che ne è rimasto, ragazzi, qui ci sono delle ruote per terra, vedete le macine, mezza ruota qui e un'altra mezza qui, qui sotto qua ce n'è un'altra infilata qui sotto. Scendiamo un attimino sul greto del torrente e vediamo che c'è. Una secca che più secca non c'è. Questo era il vecchio mulino, parliamo del Medioevo, insomma c'è rimasto praticamente quasi niente. A posto, vedete qui si formava una bella laguna, qui una bella piscina. Qui è la sua cascata, tra l'altro ostruita sopra da detriti, sassi e tronchi. Qui scendeva, e questo è quello che rimane. Ritorniamo verso il mulino, vediamo se c'è qualcosa da vedere da parte sopra. Questo è un bel torrente, eh? Ragazzi, qui quando c'è l'acqua si formano tante belle pozze e cascatelle. Deve essere veramente bello qui. Ma non so se l'acqua qui non ci viene più da anni o è il periodo sbagliato, sinceramente. Qualcuno che lo sa mi mette un commento, magari mi farebbe un grosso piacere, un'informazione anche per me e per tutti. Passiamo qui, andiamo a vedere sopra passando per la strada che va su all'Eremo San Leonardo, se qui sopra siete qualcos'altro. Allora, come diciamo prima, Eremo San Leonardo di qua. No, in realtà non c'è niente. Il mulino era qua, le mura stanno qui sotto, quindi qua c'è rimasta la fame. Sicuramente niente, qui c'è stato un crollo. Ok, andiamo avanti sul sentierino che costeggia sempre sto torrente. Il mulino, insomma, sì, è carino, interessante, però il mulino praticamente non ci sta più. C'è quella pozza lì, quella cascatella, è tutto asciutto, quindi non so se interessa, se no senza che scendete qui sotto al bivio che abbiamo passato prendete direttamente per l'Eremo di San Leonardo. Io adesso lo riprendo da qui, il percorso devo risalire e che si incontra con quello poi su.
però se volete potete evitare sto pezzo, insomma, non c'è qualcosa di spettacolare da vedere, a meno che non c'è l'acqua, non trovate l'acqua, ma non lo so, come ripeto, non so se sto periodo o non qui ci passa più l'acqua, non lo so se è stata deviata, non lo so. Quando c'è l'acqua qui vale la pena pure vederlo, perché sicuramente è bello qui con l'acqua. Però al momento che è secco, insomma, se può evitare. Andiamo avanti. C'è una deviazione, qui si va dritti, ma non è quello il sentiero, si gira qui a sinistra, in salita, curva stretta a sinistra. E su ci sono i segnicai. Uno eccolo, un altro eccolo. Si sale. Salirò, salirò. Quando? Allora. C'è un bel po' di strada da fare, eh. Allora, questo è l'incrocio che mi rincrocia con la strada, il sentiero che portava prima direttamente su San Leonardo. Ci siamo rincrociati. Eccolo qua, difatti sotto Mulino Medievale dove siamo stati e andiamo per San Leonardo. Poi torneremo indietro dopo. Logicamente a sto cartellone, anziché riscende sotto, passiamo qui e facciamo sentiero diretto che torna indietro a Rocca Antica. Ah, siamo arrivati all'eremo, eccolo. Bello, si presenta già bene. Eccolo qua. Wow. Eccolo l'eremo, eh. Adesso lo andiamo a visitare. C'è una canna fumaria, vedete? Riesce fuori. Spettacolo, ragazzi. Questo tronco qui è stato rimesso, però, è fatto con cemento, calce, hanno messo un tavolone qui. Hanno rifatto il cammino, qualcuno si è portato un tavolino appresso con un po' di calce. Un tavolino, volendo che si può utilizzare. Thank you.
vedere, vedi un pozzo. Questo è un pozzo dell'acqua, non so come ci arriva l'acqua qui, a parte che adesso c'è goccia dentro da qui sopra, ma non è che viene alimentata da questa goccia qui, insomma. Ci sarà sicuramente un punto dove si alimenta. Che spettacolo, ragazzi! Un pozzo con l'acqua all'interno di questa grotta protetta, sembra anche ben pulita quest'acqua. Lì è tutto profondo e va oltre, vedo lì giù, quindi qui sotto non lo so dove va, chissà da dove arriva l'acqua, e l'hanno studiata bene. Ok, adesso andiamo alla grotta di San Michele, siamo usciti. Daremo ultimo sguardo da qui. Ok. Appunto, come dicevo prima, noi siamo venuti da lì, dal mulino medievale, ma adesso risaliamo di qua, che è il percorso diretto che praticamente ci riporterebbe indietro. Ma adesso vediamo la deviazione per la grotta di San Michele più avanti. Ok, risaliamo qui, c'è l'incrocio, eravamo a San Leonardo. Dove siamo venuti? Qui si torna indietro verso Rocca Antica e da dove siamo venuti su dall'eremo, in salita si gira a destra, si va su verso la grotta di San Michele. Vedete? Monte Tancia, Valle Gemini, San Michele. Andiamo verso la Valle Gemini, quindi verso la Valle Gemini, qui un Monte Tancia e appunto per la grotta di San Michele. Si sale. Giro di poco si incontra sta radura dove ci si può fermare a mangiare volendo.
Guardate quanta legna. Ma voglia fa fuochi qua. E mangiare, c'è pure una graticola lì. Il fuoco già hanno fatto. E un gruppo che è venuto qualche giorno fa, ho visto su Facebook. Qualcuno ha lasciato una felpa lì. Fare quasi quasi il pranzo, ma un po' prestino. Una grande graticola. Ma sì, qui appena saliti sto slarghetto e si sale subito a sinistra in salita. Da qui ci stanno ancora, c'è un bel pezzo ancora fino alle Pozze del Diavolo, saranno ancora altri credo 6 chilometri più o meno, quindi abbiamo fatti già 3 7, 9, forse un po' meno. Vediamo, non ho visto bene la mappa, dovrei guardare bene. Adesso penso a questa salita che è bella ampettata. E da come ho capito è tutta salita. C'è un bel pezzo da salire. Quindi a dopo. A un certo punto si arriva qui, dove c'è quest'aria recintata, la costeggiamo, andiamo avanti. E lì giù c'è qualcuno che abita qui, c'è una casettina arrangiata con una roulotte, lì c'hanno gli animali, il trattore, c'è qualcuno qui, evidentemente c'è una strada che arriva qui sotto col trattore. E infatti lì giù vediamo delle mucche. Queste hanno un sacco di terra per camminare, voglio tu. Sono ben trattate. Vedete? È tutta una zona privata qui sotto. Ma noi proseguiamo su sto sentiero. Ho visto il GPS, ho fatto 3 km e mezzo da Rocca Antica. E quindi sono circa quasi 3 km dall'Eremo e fino all'Eremo. E in altri 500 metri avrò fatti qua, forse un po' di più. E quindi mi rimangono altri 3 km e mezzo circa che arriva fino ai Pozzo del Diavolo, fino alla fine del percorso, poi tornerò indietro per altri 7 km e mezzo, il totale sono 14 e mezzo circa, quindi dai che ancora c'è da fare. In pratica qui prossimità, come dicevamo, di sta fattoria c'è una strada molto evidente. Noi andiamo giù a destra, scendiamo, che questa sale su, vada sul Monte Tancia credo, e noi scendiamo giù a destra verso la Grotta di San Michele. Il numero 354, il sentiero CAI. A un certo punto si arriva sotto sto paretone. Qui altro scolo d'acqua piovana, laggiù con vari salti d'acqua. Noi giriamo qui a destra, seguiamo il sentiero. Andiamo su. Comunque il sentiero è tutto segnato, ragazzi. Vedete qui per esempio c'è una deviazione, ma qui c'è il segno CAI. Eccolo. Vedete? Quindi non vi sbagliate, insomma. Si va in salita a sinistra, perciò. Venite con gambe un po' allenate, perché comunque dislivello c'è sta fine. Fino adesso hanno fatto 4 km, ci stanno 270 metri di dislivello positivo e 110 negativo. Ma ancora c'è da fa, quindi poi vedremo il totale. E belle salitelle, distribuite però, insomma, belle lunghe. Già un paio di chili circa mi porto sulla coscia, che qui che c'ho il drone dentro, col caricabatterie, telecomando,
le batterie di ricambio, le eliche di ricambio, insomma mi porto forse più di 2 kg già lì, più lo zaino, io mi porto poi la roba da mangiare, l'acqua che pesa e tutto quanto, insomma dipende sempre le salite come le affronti, con quanto pesa affronti. Ero è tutto in salita, tutto così. Qui spiana un pochetto, dopo un bel po'. Qua qualcosa si muove. Adesso si è fermato. Che si tratta, vediamo di giù in fondo, vedo dei cavalli, sarà sicuramente qualcuno perché c'hanno le selle, sicuramente ci sarà qualcuno. Arriva qua, stanno logicamente facendo un taglio di legna, si vede benissimo. E qui la strada continua e scende, ma noi dobbiamo prendere questo sentiero che va in salita sulla sinistra, è una biforcazione, noi andiamo su, il sentiero è una strada, vedete, in salita, alle spalle ci lasciamo questo slargo, noi siamo venuti da lì, abbiamo fatto così, sotto c'è la strada, noi prendiamo sopra qui e andiamo su, in salita. Sul sentiero avevo visto delle fatte di cavallo e le orme, quindi avevo capito che era un sentiero battuto pure da cavalli, e evidentemente questo ci porta la legna, i cavalli, gli carica la legna sopra invece che i muli, perché si è portato appresso 4-5 cavalli, si fa pure grossi, giganti. Indietro abbiamo scavallato più di qualche cima di quelle, vedete, ancora questa dobbiamo scavallare dall'altra parte di sotto lì. Raga, mancarlo da morire qua, io mi devo alleggerire, no, su, perché qua non c'è aria, non c'è vento, il sole ci batte perché è aperto, lì faceva freschetto, qua fa caldo, ma fra un po' potrà si rifà fresco, qui dentro il bosco, non si sa come le devi mettere, un po' la salita. È un po' il sole che in assenza d'aria te picchia. Abbiamo fatto un bel pezzo. Anziché continuare questa strada che gira a sinistra e va su, noi dobbiamo prendere il sentiero e ci troviamo davanti a questa curva. Davanti così c'è l'albero e il segno qui su sto mazzo. In salita. Proprio di fronte a noi, vedete? La strada viene su. Di fronte, non girate là, di fronte. Da strada diventa sentiero. 5 km, 400 metri di dislivello positivo e più di 100, 110, 120 di negativo fino adesso. L'altitudine è questa, 650 metri. E proseguiamo verso la grotta di San Michele. Dopo questo mazzo grosso qui, sta strettoia, siamo quasi arrivati al bivio, poi si gira a sinistra, vedete questo albero incastonato, sta quercia, e più avanti si gira a sinistra per andare alla grotta di San Michele, se si prosegue si va alle fosse del diavolo. Si gira subito qui a sinistra, vedete? San Michele. L'altro cartello non ho capito che dice. Guardate che ginevro qui. Guardate che chicchi. Si prosegue.
dobbiamo aggirare tutto questo, scende sotto il dislivello, dobbiamo rifare tutto perché dobbiamo arrivare fino sotto al letto del fiume, logicamente per andare a vedere le pozze del diavolo si attraversa una strada asfaltata e quindi si arriva proprio a fondo valle e poi bisogna ritornare tutto indietro sullo stesso percorso fatto, bisogna rifare tutto il dislivello in salita fino alla macchina, fino a Rocca Antica. Ok, arrivati qua c'è, qui si torna indietro, si va verso le pozze del diavolo e qui andiamo su verso la grotta di San Michele. Eccolo qua, saliamo qui a sinistra, si gira tutto stretto, non siamo in guida là, così andiamo su. Grotta di San Michele Arcangelo del IV secolo. Andiamo a vedere questa grotta, di che si tratta. Arriva, c'è una piccola area picnic, poi ci sono le scale per andare sulla grotta. Adesso andiamo. Eccolo. Logicamente lasciamo pulito. Andiamo su. Ci troviamo sto paredone immenso davanti. E proseguiamo le scale fino su. La grotta sta lì sopra, da quanto sto a capire. Sopra pure lì pure c'è un cavo. Andiamo a vedere sopra. Eccolo. E le visite alla grotta di San Michele Arcangelo sul Tancia vengono organizzate dall'associazione Tancia Hostel Homes. Venerdì dalle 10 alle 15, il sabato dalle 10 alle 15. E la domenica delle 10 alle 15. Per informazioni, prenotazioni, eventuali visite infrasettimanali contattate i seguenti numeri: Emilia 338 82 34 091 e Antonello 328 28 74 327. Per chi è interessato, qui ci avete i numeri. Ecco, faccio una foto. Andiamo. Questi sembrano i travi che mettono sulle ferrovie e credo che siano proprio quelli che sono stati riutilizzati qua. Ma si sale, guardate che bella scalinata gagliarda. Qua qualcosa, qualsiasi cosa dovete vedere, dovete da salire, dovete andare in salita. Arrivati, oddio tanto, allora qui c'è un lucchetto che ha fregato. Vediamo quanto possiamo entrare col telefono. Un po' si riprende, vedete laggiù l'altare,
Gli affreschi, vediamo se riesco anche a zoom. Dai. Sgrana un po' perché logicamente l'ingrandimento sgrana. Gli affreschi sono un po' rovinati, un po' abbastanza, però dai, ci dobbiamo accontentare di questo. Possiamo riprendere qui. Se sta sta bella immagine dell'arcangelo Michele. Questo è il paredone che abbiamo visto prima, dove siamo arrivati sotto. E credo che più di qua non ci possiamo andare. Sperone sembra che stia per cascare. Guardate come è staccato bene bene, come è ben staccato. Un blocco immenso. Se casca questo, casca proprio tutto qui all'area picnic. Speriamo di no. Dai. La Grotta di San Michele è una visitina molto veloce, l'abbiamo vista così come l'abbiamo potuto vedere, e perché purtroppo non si può entrare, è chiuso. C'è scritto il venerdì aperto sotto, ma oggi è venerdì e chiuso, ragazzi. Quindi si riscende e andiamo invece a vedere le bellissime pozze del diavolo, quelle sono belle. Ma andiamo a vedere. State con me, un altro pezzettino siamo arrivati. Via. Allora ragazzi, siamo ritornati qui all'incrocetto di prima, dove siamo saliti per la Grotta di San Michele. Noi siamo venuti da là, da lì dietro quelle montagne, e adesso andiamo ai Pozzi del Diavolo diretti. Sarà più di un chilometro e forse due, e andremo a vedere queste belle pozze. Se state con me, perché i Pozzi del Diavolo sono bellissimi, non so se avete visto l'altro video mio vecchio di forse un paio d'anni fa, e adesso andiamo a vedere come stanno, se c'è più acqua, meno acqua, uguale, vediamo come so, se è cambiato qualcosa. Ma sono veramente belle, ragazzi, state con me, ci arriviamo subito. All'eremo di San Leonardo, alla Grotta di San Michele, circa un'oretta di cammino, e tanto per fare insomma due conti per chi viene. Diciamo che in totale io è l'1.05, sono partite alle 10 dal parcheggio, 11, 12, 13, 3 ore, ho appena passato la Grotta di San Michele e sto andando verso le Pozze del Diavolo, che ci sarà un chilometro circa, e quindi 3 ore, ma io mi fermo a fare video, insomma sono fermato col drone a fare il video, insomma ho perso un po' di tempo, penso che lì all'eremo mi ci sono fermato almeno più di mezz'ora, anche più, e quindi questo per regolarci un altro pochino. Arriviamo ai pozzi, qui sotto sento già l'acqua pesante del fiume, si sente proprio forte, e questo non è il rumore del vento, questo è il rumore d'acqua. Andiamo. Quindi ho ridisceso tutto il dislivello, quasi tutto quello che avevo fatto, e adesso è arrivato quasi all'acqua, quindi dai, eccoci. Così notte, arrivati al suo slargo, manca veramente poco. Cancello, si oltrepassa. Qui siamo già sull'acqua, vedete?
Qui siamo proprio su una strada asfaltata. Io una volta sono venuto qui, ho parcheggiato lì la macchina per vedere i pozzi del diavolo. Ecco, qui si arriva sulla strada e lì il cartello dice benvenuti a Monte San Giovanni. Questa è la Valle Gemini e il fosso di Galantina, perché questo è il fiume Galantina. E sono i Monti Sabini, Monte Tancia quasi 300 metri, Monte Pizzuto uguale quasi 1300 metri, poco meno, qualche metro. Sono le vette più alte dei Monti Sabini. Ok, questo è l'eremo che abbiamo visto, che era sul Monte Tancia, lì sopra praticamente. Adesso attraversiamo sto ponte, sta strada, e prendiamo il sentiero lì dove sta il cartello benvenuti a Monte San Giovanni. Entrando dentro, a breve, in sentierino si porta ai pozzi del diavolo. Pozze del diavolo, sempre il sentiero 354, dall'inizio che era sto sentiero. Scendiamo e guardiamo sto piccolo guado qui, la sponda. Allora, oggi non c'ho gli stivali, c'ho le scarpe impermeabili, quindi cerchiamo di evitare l'acqua. Ok. Ricordo, questo è il fiume Galantina. Inoltriamo sopra, si sale leggermente a destra, scese questo sentierino, vedete? Siamo arrivati, eh? Questa è una piscina spettacolare, questa salta più di 2 metri, ma è tutta limpidissima, bella, guardate che colori,
l'acqua si incanala qui dalla cascata e queste sono le bellissime pozze del diavolo. Adesso vediamo, vi faccio vedere bene. Qui ragazzi ricordo che è un mio video precedente, qui in questo punto c'era un nido con tanto di piccoli dentro che l'ho inquadrato, era proprio qui. Eccoci, guarda che bella usata quella. Oh, qui siamo proprio al cospetto delle pozze del diavolo, guardate che acqua, che piscina, può farsi un bagno qua, che sta così. Sale anche da lì, andiamo su alla parte sopra, che carino, eccolo. Andiamo sopra, risaliamo qua, arrampichiamo qui e andiamo sopra, vediamo che cosa c'è. La parte sopra, questa è la piscina che si presenta prima della caduta, prima della cascata, apposta si chiamano pozze perché sono tutte piscine profonde, così tutte pozze profonde. Bella anche questa, un bel bagnetto qui, tanto lì potete cascare perché lì è protetto, c'è sta la roccia. Qui altre pozze, risaliamo un attimo. Guardate che acqua ragazzi. Sembra l'acqua minerale proprio delle bottiglie. Vorrei andare lì su, all'altra parte. Salire.
bene il mio amico Edoardo. Edoardo, c'hai certe piscinette qua tutte per te. Però a me piace fare sto pezzo qui. Prima della cascata e la cascata. Ragazzi, dalle Pozze del Diavolo finisco l'escursione, l'una e tre quarti, quasi le due, devo ritornare alla macchina, ci ho messo quasi 4 ore fino a qua, devo ritornare alla macchina, sto molto stretto col tempo, devo pure mangiare ancora che non ho mangiato, quindi devo velocizzare, ormai non faccio più video. E... ragazzi, spero che vi è piaciuto come al solito questo video, che vi ho fatto delle cose interessanti. Che non vi ho annoiato, perché comunque io commento, faccio, dico sempre qualcosa, però insomma credo che alla fine sono tutte cose diciamo da sapere, quelle che dico, non è che magari parla bambera, non è vero raccontare barzellette, insomma. Quindi spero che siete stati bene in questa escursione con me, e io torno molto molto velocemente da sto bel panorama, non vi faccio rivedere a volo qui sotto. Guardate che roba, ragazzi, eh? E niente, ce ne andiamo. L'ultima immagine da qui, adesso giro la camera, vado un po' a mollo. Guardate.
Che colori, ragazzi. Ok, ritorno sui miei passi. Ragazzi, grazie di essere stati con me, alla prossima. Iscrivetevi, mettete like se vi piacciono i miei video e alla prossima. Ok, mi rifaccio questi 7,5 km di ritorno. Spediti. Fino qui ai Pozzi del Diavolo sono 500 metri erotti di dislivello positivo e 250 negativo. Adesso dobbiamo rifare tutti al contrario, quindi il dislivello c'è, ragazzi, gambe un po' allenate, comunque non principianti, ecco, magari è un po' dura con zaino e tutto. Ok, qua c'è sto slargo. Qui c'è la salita, vanno alla grotta San Michele e Pozzi del Diavolo. Qui c'era sta griglia, l'ho trovato, adesso la bruci bene, faccio un bel fuoco e mi cuocio una bistecca. La legna non manca, di sicuro. Qui c'è la mia attrezzatura. Questo è il Monte Dancia, qui sopra. Questi sono i monti di fronte. Sotto passa il Galantina, fiume. Da questa parte si scende per l'eremo di San Leonardo e si ritorna a Rocca Antica. E di qua si sale su e si va alla grotta di San Michele e alle Pozze del Diavolo. Mo' si fa una bistecca però. E chi c'è sta meglio di me? Che? Meglio di così? Questo è il miglior momento della giornata.
ragazzi, ho mangiato, mi sono messo al sole, poi riparto e vado su. Ho fatto una pausa, ho mangiato una bella bistecca a mezzo al pane. Vedete che spettacolo sto posticino esposto al sole, unico pezzo così aperto esposto al sole, ragazzi, in mezzo a tutta sta giungla, tutti questi monti, legna a volontà, la bomba. Comunque dall'eremo di San Leonardo ai Pozzo del Diavolo, se uno non si ferma mai, senza fa foto, senza stare a craccheggiare, ci vuole un po' più di un'ora. E metti un'ora e mezza, insomma, a camminare tranquillo. A tornare ci metti un'oretta. Fai prima a tornare. Anche a naso è tutta salita. Stamattina ci ho messo un sacco di tempo perché io come fermo mi metto a fare tante cose, mi metto a guardare un po' la foto, il video, l'inquadratura, insomma perdo tanto tempo. Però se vai diretto, spedito, non lo so, ma penso che da Rocca Antica a fine Pozzo del Diavolo con 2 ore e mezza ci stai. Ma però logicamente, cioè, non te vedi niente, guardi foto, una chiacchiera o qualcuno, quando stai in compagnia magari, io vado verso su, però faccio foto, faccio video, metti con 3 ore vai tranquillamente, via, largiamo, se 3 ore vai tranquillamente, a tornare ci metti un po' di meno, che comunque il dislivello è più positivo andare su che a venire giù, quindi a tornare non ti rifermi a fare tutte le foto, a tutte le cose, ormai hai visto, passi diretto, ci metti pure la metà del tempo. Cioè un paio d'ore ci ristai un'altra volta a Rocca Antica. Vabbè, tosta, ma mi incammino, va.